gladiatori. Là nell'antica Roma, per questo quel torneo, lottavano gagliardieri soliti al Colosseo. Robusti e valorosi, più forti dei cowboy, avevano uno stuolo di tifosi. E proprio come ora, i divi dello sport facevano una vita super snob. Però non era facile raggiungere the top, e più di un gladiatore finiva KO. Per arrivare in cima senza avere mai uno stop, dovevi iscriverti all'Academy. Scuola di gladiatori per i più coraggiosi, dove sei coccolati come una star. Gladiator. Equipaggiati di novità e poi pagati proprio come un marajà. Questa è la scuola di gladiatori, contratti vantaggiosi in nome dell'onore di chi li fa. Gladiator. Sarà il migliore che vincerà. Esulta già lo spettatore, questa gara fra campioni inizierà. Quattro campioni, protagonisti, mille emozioni. Gladiator Ruggente. Finalmente eccoci all'Accademia dei Gladiatori. Adesso ti taglio in due. Faremo vedere. Ehi, fatti sotto, spilungone. È arrivato Fanghi, il combattente più forte dell'impero. Aiuto! Un leone in libertà! Un leone? Devono avermi scambiato per qualcun altro, perché io sono un gladiatore esattamente come loro. E oggi dimostrerò ai miei colleghi nonché eroi che sono pronto a lottare nell'arena. Quando impari a camminare su due zampe... Brutto selvaggio, non si danno i colpi sotto la cintura! Razza di ragno pelandrone! Ti ho detto che il sonnellino lo fai solo a lavoro terminato! Io non so cosa sia più pericoloso. Aio! Se combattere in battaglia o dover apparire belli in battaglia. Aio! Ah! Accidenti, forse l'ho scoccata con un po' troppa energia. Che cosa? Una volta che vedranno il mio portamento eroico, sono certo che mi diranno: sì, Fang, sei pronto a lottare nell'arena al nostro fianco. Oh, che strano, quando ho deciso di farmi crescere il pizzetto non me lo ricordo. È un ragno peloso. Nilo, so bene che tutte le creature della Terra sono tue amiche, ma quella bestia pelosa non può restare qui! Deve andarsene, hai capito? Sono stanco di averla tra i piedi! Prima ce ne liberiamo, meglio è, credimi! Una bestia pelosa, è questo che pensano, e va bene, è inutile che rimanga qui! Fang il feroce seguirà da solo il suo destino! Oh, i materassi ad acqua sono molto comodi, peccato che siano un po' umidini. Ehi, che fine ha fatto Fang? Ragazzi, per caso avete visto Fang? Ho setacciato l'Accademia in lungo e in largo, solo che non sono... Oh, è arrivato un messaggio. Fermi tutti, lo voglio leggere io. Eh sì, è proprio un messaggio di Fang. Sono andato a seguire il mio destino. Non aspettatemi perché non torno. Oh no, ma dove può sopravvivere un leone parlante se non qui, a Cornucopia? Eh sì, fuori dall'isola è troppo pericoloso.
Piuttosto che diventare un pigro gladiatore adagiato nelle comodità di cornucopia, preferisco cercare l'avventura. E tuffarmi nelle fauci dell'ignoto. Salve! Accipicchia, che maleducato! Ma voi animali selvatici, nessuno ha insegnato le buone maniere? You, Fangs è per caso qui dentro? Dove si sarà nascosto quel leoncino tanto sciocchino? Un pezzo dei pantaloni di Fang. Ecco, ho trovato una pista. Non temere, Fang. Arena è qui e nessun barbaro o animale selvaggio potranno farti del male, perché ci sarò io a proteggerti. Prendete questo, brutte bestie! Oh. E questo! Via che di cosa? Qui! Cosa? Aduna in pericolo! Non vi darò tregua, maledette! Prendete questo! Cugino, ti spiacerebbe togliere quella stupida rete antizanzare dalla faccia? Non ci trovo proprio nulla di stupido nel voler proteggersi dal nemico, e lo dovresti sapere anche tu, mia cara! Oh, ragazzi, è unico! Andrò più lontano che posso. Oh, ma un momento, Cornucopia è un'isola. E vabbè, non importa, vorrà dire che costruirò una zattera e salperò verso destinazioni sconosciute. Mondo, sto arrivando! Oh, fantastico, una preda davvero temibile. È 3 ore che aspettiamo e guarda cosa abbiamo preso. Ma sei matto a fare una puzza così terribile? Veramente non sono stato io, è stato quel cinghiale puzzolente. Speriamo che la smetta. Ad ogni modo, queste miserabili bestie avranno poco da stare allegre quando affronteranno i gladiatori dell'imperatore Gluteus. Ne sei proprio sicuro? Aia! Ho appena scoperto che anche i porcospini si trasformano in creature pericolose quando li fai arrabbiare. Beh, quello che so è che l'imperatore andrà su tutte le furie se non catturiamo un animale che sia speciale, una creatura selvaggia e feroce, insomma qualcosa che mandi in visibilio i sadici spettatori del Colosseo di Roma. Sta arrivando qualcosa! Prepariamo un'imboscata! Coraggio! Un leone! Io non sono un leone, sono Fang, il gladiatore galante, difensore degli oppressi. Un leone parlante, questa sì che è una sorpresa. Certo che so parlare, e non solo... Faccio giochi di destrezza, ballo e suono l'armonica. Leone ballerino? Beh, non se ne vedono tutti i giorni. Già, se gli portiamo questo fenomeno, Gluteus ci farà i complimenti e potremo liberarci di quel grasso e puzzolente cinghiale. Ta-da! Ta-da! Non potete chiudermi in gabbia come una belva qualunque! Io sono un impavido gladiatore! Davvero! Fatemi uscire! Ci sono, gente! Non tenerci sulle spine, cos'hai trovato? Zoccoli di cavallo, tracce di carro, orme di leone! Suoni di armonica, giochi di destrezza con le mele e un numero di danza! Fermi, sento qualcos'altro! 2 cacciatori che parlano! Un leone ballerino, beh, non se ne vedono tutti i giorni! Già, se gli portiamo questo fenomeno, Gluteus ti farà i complimenti! Dopodiché i cacciatori hanno chiuso Fang in gabbia! Poi hanno liberato un cinghiale puzzolente con problemi di pancia. Leoni, ballerini, cinghiali puzzolenti. Qualcuno mi spiega come si fa a stabilirlo con certezza? A partire da delle insignificanti orme sul prato? Fang, sei tu? Come non detto? Alla faccia del cinghiale puzzolente. Coraggio, Adone, non startene l'impalato. Dobbiamo salvare Fang. Lo stanno portando a Roma. Spero per voi che questo leone ballerino sia bravo. Altrimenti voi due prenderete il suo posto nel Colosseo di Roma. Sei bravo? Oh sì, vostra enormità, è molto molto bravo.
Ansioserei dire che è stupendo, fantastico, straordinario. Beh, adesso non esagerare, Doofus. Va bene, forse non è stupendo, né fantastico, né straordinario, ma bravo lo è, e sì, è molto bravo. Ho capito, stai zitto e portatelo qui. O vi uso come poltrona. Sì, vostra eccellenza. Ma quante volte devo ripetervi che io non sono un leone? Eccolo qui, imperatore, il leone ballerino, giocoliere, cantante. Non mi esibisco in giochi di destrezza per quel flaccido, grasso e infame dell'imperatore Gluteus. Preferisco di gran lunga avere un leone che non parla piuttosto che averne uno che spara sciocchezze. Via di qui, portatelo nelle prigioni. Aspetta, non essere precipitoso. Forse Gluteus gradisce ascoltare una poesia. Una poesia? Beh, sono sicuro che troverai un pubblico interessato alle tue poesie nelle prigioni. Questo è uno scandalo! Non potete chiudermi in cella! Io voglio giustizia! Esigo un processo equo ed obiettivo! Che cosa? Che cosa ci fai qui, cucciolotto? Tutto da solo. Sei un bellissimo leoncino. E si può sapere perché io e questa povera piccola creatura siamo tenuti prigionieri in questo buco. E chi lo esige? Lo esigo io, Fang il Feroce, protettore delle vittime innocenti. E tu invece chi sei, buon uomo? Un anziano rimbambito domatore di leoni che pensa di sentire leoni parlanti. Io non sono un leone, sono un gladiatore. Adesso voglio che rimetti in libertà sia me che il mio compagno di cella, immediatamente. Oh, se per quello non ti devi preoccupare, sarete rimessi in libertà da un momento all'altro ed entrerete nell'arena per combattere contro i gladiatori più feroci dell'imperatore. Combatteremo nell'arena? Ma allora la questione cambia. Però questa creatura è troppo piccola per battersi. Sarebbero queste le migliori belve che l'imperatore ha da offrire? No, sono quelle lì. Loro sono destinate agli incontri con i gladiatori stranieri. L'imperatore Gluteus non vuole che i suoi guerrieri corrano dei rischi, anche se col terrificante quartetto è una preoccupazione infondata. Fatto sta che per assicurarsi che i suoi guerrieri preferiti non si facciano del male, Gluteus fa uscire i suoi leoni più deboli e gli fa estrarre le zanne. A lui no, però, non gli sono ancora cresciute. Tu guarda, un sonaglio! Sì, ed è fatto di tanti piccoli ricordi che hanno lasciato i precedenti ospiti di questa prigione! Zanne, è vergognoso! Dobbiamo vendicarci di questa ingiustizia! Non ce ne staremo qui a rigirarci i pollici! Dico bene, giovane leone? Sì, questa è una sua ciocca di pelo, ma non è tutto, se non sbaglio ho trovato dell'altro. Ehi, Rufus, guarda cosa abbiamo catturato! Sì, e guarda cosa ho trovato io! Visto? Sono Doofus, in che cosa posso esserti di aiuto? Siamo venuti a cercare un nostro carissimo amico leone. Ma qui a Roma ci sono tantissimi leoni. Questo è diverso dagli altri. Balla, fa giochi di destrezza e suona l'armonica. Sì, è proprio lui e vi conviene dirci subito dove si trova. Altrimenti le cose potrebbero mettersi molto male. Si trova nelle prigioni del Colosseo. Sì, lo abbiamo venduto a Gluteus perché combattesse nell'arena contro i gladiatori preferiti dall'imperatore. Sarà meglio andare a salvare il nostro amico prima che finisca come trofeo nel palazzo di Gluteus. Quel che dice Colosso è vero. Forza, non abbiamo tempo da perdere. Eccomi, arrivo. Ehi, Colosso, non dimenticatevi di me. Andiamo. Sì. Gluteus non ci ha ancora pagato per avergli portato il leone. Non lo farà se se lo portano via. Forza, dobbiamo assolutamente fermarli. Tranquillo, piccolo guerriero. Faremo vedere noi a quei malefici gladiatori chi è il vero re di tutti gli animali. E insieme ci riusciremo. Ok, giovane amico, ricordati quello che ti ho detto. Allora, devi fissare il nemico negli occhi. E poi, senza un cenno di avvertimento, lo attacchi! Niente male per un principiante. Se vuoi sapere la mia opinione... Ti stai illudendo, non avete nessuna speranza contro i gladiatori dell'imperatore. Il cucciolo di leone è innocuo, non solo non sa usare le armi, ma non può nemmeno mordere l'avversario. Non c'è problema, li morderò io al posto suo. Ricordi quando ti ho detto che Gluteus non vuole che i suoi gladiatori corrano dei rischi? Ebbene, continua a sorridere, amico, perché sto per aggiungere un'altra zanna alla mia collana. Apri la boccuccia. Dobbiamo andarcene da questo posto. Ma in che modo? Ecco, è qui dentro. Ah,
Avanti, Colosso, datti una mossa! Dobbiamo liberare Fang prima che sia troppo tardi! Non ci si può buttare così a capofitto. Ogni battaglia ha bisogno di una preparazione. Come passare? Non spingere! Spostati, stai bloccando l'entrata! Scappiamo! Ai, che fine hanno fatto gli altri? Adesso capisco, probabilmente sono andati a cercare un posto meno buio. Sei pronto, piccolo? Si parte al mio 3. 1. Ehi là, c'è nessuno in casa? No, Colosso, scommetterei che hanno già portato i leoni nei recinti sotto l'arena. Presto, dobbiamo rintracciare Fang prima che inizino i giochi. Ehi, arrivano le guardie. Se ci vedono, ci arrestano subito. Non è detto. Basta che ci spacciamo per gladiatori romani. Oh, ma che bella idea! Oh, sono d'accordo con te. Che elmo, so già che mi starà d'incanto. Aiuto, c'è un leone! Attento! Guarda, siamo liberi! Ah, è una sensazione fantastica essere liberi! Dobbiamo goderci questi attimi di gioia perché credo che non avremo altre occasioni! Dobbiamo prenderli o Gluteus userà le nostre budella per farne sandali! Io non vedo leoni qui intorno! Chissà cosa c'è qui dentro! Qualcosa ha catturato Colosso! Buon pomeriggio, schiavi, contadini e plebaglia assortita! Benvenuti al circo dell'imperatore Gluteus Maximus! Oggi vi proponiamo una gara eccezionale. Vi invito ad accogliere con un bel applauso i cattivissimi, feroci e imbattibili barbari che formano il terrificante quartetto. Ehi, credo che ci abbiano scambiati per i gladiatori di Gluteus. Meglio, così quando faranno uscire i leoni saremo noi a batterci con Fang. Batterci con Fang? Ma è nostro amico, non possiamo fargli del male. Giusto, è fuori discussione. Infatti ci resta un'unica cosa da fare, lasciare che Fang vinca. Lasciarlo vincere? Quindi questo vuol dire che io dovrei perdere? Corri, mio piccolo amico! Corri più forte che puoi! Hanno catturato la mia truppa! Ma Fang parte alla riscossa! Liberate immediatamente il mio amico leoncino, mascalzoni! Ma quello non era il leone ballerino? Non riuscirà a raggiungerci! È un trucchetto che ho imparato all'Accademia dei Gladiatori! Sei già in ritardo per l'appuntamento con il dentista! No, fermo, non puoi togliermi le zanne, sono troppo preziose! Non agitarti, tanto non ti servirà a niente. Comunque, dopo che ti avrò somministrato d'anestetico, ti assicuro che non sentirai alcun male. Beh, magari solo un pochino. Non ti illudere, la mia fedele truppa verrà a trarmi in salvo, stanne certo! Ah, e fammi capire, la fedele truppa di cui parli è composta dal leoncino che è fuggito! Ottima mossa, adesso ritirata! Eccole lì! Non ci prenderanno! Forza, immobilizzatelo! Oh, se li è pappati tutti! Oh, ma che bello spettacolino! Visto come sono bravo a fare i nodi! Molto bene, che entrino in scena i leoni! Che strane creature! Grazie, oh, grazie a tutti, siete molto gentili. Allora, mio piccolo e coraggiosissimo compagno, possiamo battere quei furfanti corazzati anche con una zampa legata dietro la schiena, sei d'accordo con me? Eh? Torna indietro e affronta il tuo destino. Siamo uomini o conigli?
Lasciamo perdere e segui il tuo impavido capo in battaglia. Ok, ricordatevi che non dobbiamo fare del male né a Fang né al piccolino, d'accordo? Quindi perderemo l'incontro senza però destare sospetti. Tutto questo è assolutamente ridicolo. Io mi rifiuto di arrendermi a quel duo di felini. È una questione di onore, di orgoglio personale, di integrità. Aio! Voltati e combatti davvero uomo, Scorfano, che non sei altro. Tu mi hai chiamato Scorfano e va bene, mi hai fatto arrabbiare. Non fatevi un'idea sbagliata, l'ho fatto apposta per darvi un vantaggio. Vediamo un po' se hai fegato. Prova ad attaccarmi se hai coraggio. Oh, che sbadato, mi è caduta l'arma. Forza, questo è il momento buono. Dammi un colpo forte e ben assestato. Proprio qui sulla testa. Oh no, hai sbagliato completamente. Non è così che si fa. Adesso ti faccio vedere io. Che succede? Perché i leoni stanno vincendo? Carica! Farli vincere può sembrare facile, ma non lo è per niente. A mali estremi, estremi rimedi. Cosa fanno? Forza, gladiatori! Ottimo lavoro, piccolo. Ehi, gattino, voglio la rivincita, fatti sotto! Ok, mi arrendo! No, non è possibile! Questo non era nei programmi! Oh, se solo i miei colleghi gladiatori potessero vedermi adesso! Oh, siete dei fanfaroni, dei buoni a nulla! Ascolta, Imperatore Gluteus, siamo venuti ad avvertirti che i due leoni sono scappati. Sono molto pericolosi. L'ultima volta che li abbiamo visti venivano al Colosseo. Ma non mi dite, infatti sono proprio lì nell'arena, non li vedete? Libera i leoni! Libera i leoni! Oh, sì, sì, certo. Una simile prova di coraggio va ricompensata. Lasciate liberi i leoni! Urrà per i leoni! Urrà per i leoni! Urrà per i leoni! Vi darò in pasto ai leoni, miei cari amici, se non eliminate quelle bestiacce una volta per tutte! Coraggio, collega gladiatore, la libertà ci attende. Seguimi, d'accordo? Presi! Dove state andando di bello? No! Ecco che vi dicevo! Qualcuno ci aiuti! Avete visto in che modo abbiamo battuto i gladiatori? Dire che li avete battuti non è proprio esatto. Non dargli retta, Fang. Ciò che conta è che tu e il tuo amico siete liberi di tornare all'Accademia. Ancora non ho capito perché te ne sei andato, ma credo sia ora di tornare a casa. A che scopo? Tanto voi non mi volete all'Accademia. E che cosa te lo fa credere? Non mentite, ho sentito Adone con le mie orecchie dire che non voleva più... Te l'ho già detto, Nilo! Te lo ripeto, non voglio più vedere questa bestia pelosa! Sono stanco di averla tra i piedi! Già, e prima ce ne liberiamo meglio è, giusto? Giusto! Ehi, ma tu come fai a saperlo? Lasciamo perdere! E va bene, miei temerari gladiatori, mettiamoci in marcia verso l'Accademia dove ci attendono fama, fortuna e gloria! Veramente la tua truppa ha bisogno... di riposare! Comunque, Fang, hai dimostrato di essere un bravissimo gladiatore!